Per almeno mezzo secolo hanno rappresentato l'aristocrazia mafiosa di Palermo, imparentati con gli Spatola e Mannino, i Castellani, i Gambino e i Di Maggio. Sono sbarcati per la prima volta negli Stati Uniti nel 1956, insediandosi tutti a Cherry Hills. Il loro protettore negli USA era il vecchio Charles Gambino, il capo dei capi della più potente fra le cinque grandi famiglie di New York. Alleati storici in Sicilia del padrino Stefano Bontate, organizzatori di grandi traffici di morfina base dall'Estremo Oriente, gli Inzerillo sono stati travolti nella guerra di mafia, esplosa fra il 1981 ed il 1983. Salvatore Inzerillo, soprannominato Totuccio, era nato a Palermo il 20 agosto del 1944. Era parente del mafioso Rosario Spatola e cugino del boss Carlo Gambino, capo dell'omonima famiglia di Brooklyn. Per queste ragioni, ancora giovanissimo, venne affiliato alla cosca di Passo di Rigano, di cui divenne capo nel 1978, succedendo allo zio Rosario Di Maggio e venendo nominato anche capomandamento della zona. Fu in questo periodo che Inzerillo instaurò ottimi rapporti personali d'affari con il boss Stefano Bontade. Mannoia raffinò il suo primo chilo di pasta tra gli ultimi mesi del 78 e l'inizio del 79 e fino a quando non l'arrestarono, il 2 dicembre del 1980, non si fermò più. In 24 mesi trasformò in eroina 7 quintali di morfina base. Lui, Francesco Marino Mannoia, intascava 5 milioni al chilo. I Bontate e gli Inzerillo la vendevano a 50.000 dollari al chilo ai Gambino e i Gambino la rivendevano ai cugini americani di Long Island a 130.000 dollari al chilo. La mafia siciliana in quei 24 mesi guadagnò tra i 30 e i 35 milioni di dollari, quella di New York tra i 78 e i 91 milioni di dollari. Nel 1993, il pentito Francesco Marino Mannoia viene sentito al processo contro Giovanni Giuseppe Gambino, in corso a New York. Sindona, disse Mannoia, spuntò improvvisamente in una villa situata in una zona montuosa di Torretta, di proprietà di Rosario Spatola. In quella villa io dovevo raffinare morfina per conto di Stefano Bontade. L'arrivo di Sindona sconvolse tutti i piani. Mannoia, allora chimico di riguardo della mafia, chiese spiegazioni. Che c'entra Sindona con noi? Bontade gli spiegò che il finanziere aveva dichiarato fallimento negli Stati Uniti e che aveva frodato moltissima gente, per cui era necessario simulare un rapimento. Al rapimento erano interessati lo stesso Bontade, Totuccio Inzerillo e Giovanni John Gambino. Sindona aveva infatti investito il denaro dei tre boss proveniente dal traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti. Sindona giunse in Sicilia dopo essere approdato prima in Grecia. Di quel viaggio si era occupato personalmente Giovanni Gambino. Gaetano Costa, 64 anni, guidava da due la procura palermitana. Nel maggio dell'80 aveva preso di mira proprio il clan Inzerillo Spatola Gambino Di Maggio, cementato da alleanze, affari e matrimoni. Il rapporto Rosario Spatola più 54 parlava chiaro: traffico di droga, associazione a delinquere, immense ricchezze nate dal nulla. Eppure, al sostituto procuratore sciacchitano, gli indizi non sembravano sufficienti ed era toccato proprio a Gaetano Costa firmare gli ordini di cattura. Una sfida alla cosca mafiosa che l'avrebbe condannato. Il 4 agosto dell'80, Salvatore Inzerillo gironzolava attorno alla casa del procuratore Costa. Lo fermano proprio di fronte alla Banca d'Italia, vicino a un bar. Nonostante il cognome e l'imbarazzante parentela, Salvatore Inzerillo ha una fedina penale senza macchia. Non c'è motivo per trattenerlo. Due giorni dopo, un misterioso killer con un cappello blu e scarpe da tennis scende fulmineo da una A112. Ritrovata poi bruciata,
e spara 5 colpi mortali contro Gaetano Costa, che passeggia tra l'edicola e una bancarella di libri. Il giorno successivo la polizia decide di far visita a Salvatore Inzerillo, ma trova solo la moglie, pronta a spiegare tutto. Salvatore è diventato padre da 2 mesi, il 6 agosto. C'erano da comprare i regali per il battesimo. Marito, moglie e suocera e un nipotino di 3 anni si danno appuntamento davanti al cinema Rouge Noir. Entrano nella gioielleria Ciulla, poco lontano dalla casa del giudice. Spendono 1.300.000 lire e sentono persino le sirene della polizia che accorre in via Cavour. L'11 agosto Salvatore Inzerillo, accompagnato dal suo avvocato, si presenta spontaneamente, ripete la stessa storia e si lascia docilmente sottoporre al guanto di paraffina che risulta negativo e torna libero. La seconda guerra di mafia inizia nell'aprile 81 con l'omicidio di Stefano Bontade. In realtà, già negli anni addietro i corleonesi avevano lanciato segnali molto chiari con le uccisioni di boss del calibro di Pippo Calderone e Giuseppe Di Cristina. Nemmeno la morte di Bontade riesce a convincere Inzerillo a fare attenzione e a prendere maggiori precauzioni sulla pericolosissima avanzata dei corleonesi, che stanno facendo terra bruciata intorno, puntando anche sull'amicizia di boss che, compreso il periodo, sono passati dall'altra parte, come Michele Greco, detto il Papa. Inzerillo e Riina, a quanto pare, investono in quel periodo una somma importante in una partita di droga. Per tale ragione, Totuccio Inzerillo ritiene di essere al riparo da qualunque rappresaglia. In realtà ha compreso ben poco. I corleonesi non sono disposti ad accontentarsi delle briciole e vogliono essere loro a gestire in maniera diretta il traffico di droga con gli Stati Uniti. Uccidere Salvatore Inzerillo diventa dunque una priorità per Riina e Provenzano. Il boss, come detto in precedenza, poco avvezzo a prendere precauzioni, non si fa problemi a recarsi dalla sua amante. Non a caso, l'11 maggio del 1981, i killer lo sorprendono proprio mentre esce dalla casa della donna con la quale aveva trascorso le ultime ore della sua vita. Sul furgone che era di colore azzurro, presero posto Giuseppe Marchese, alla guida, e nella parte posteriore, dove non poteva essere visto, Giuseppe Greco Scarpa, Gambino e Antonino Madonia. Li seguivano Filippo Marchese e Stefano Fontana su una Alfetta, Gaetano Carollo e Vincenzo Galatolo su una Golf. Il gruppo giunse in via Brunelleschi. Giuseppe Marchese entrò col furgone nella strada privata che costeggiava il palazzo dove abitava Salvatore Inzerillo. Il portiere dello stabile chiese a Marchese cosa facesse lì ed egli rispose che doveva scaricare dei mobili. Parcheggiò quindi il furgone accanto all'Alfetta blindata di Inzerillo. Era circa mezzogiorno. Salvatore Inzerillo uscì dal portone e si diresse verso l'auto. Giuseppe Marchese disse: "Eccolo". E proprio mentre Inzerillo apriva lo sportello dell'Alfetta, da dietro, senza più scendere dal furgone, Greco, Gambino e Madonia iniziarono a sparare. Madonia e Greco con i Kalashnikov, Gambino con un fucile a pompa. Prima di arrivare sul luogo dell'agguato, Marchese aveva urtato con lo specchietto retrovisore un altro furgone. Per evitare questioni, era sceso e aveva pagato i danni al conducente. Il felice esito dell'operazione fu festeggiato pochi giorni dopo, in una casa vicino a Monreale, presente Totò Riina. C'è però un altro problema per i corleonesi. Trattasi dei parenti di Salvatore Inzerillo, tutti a vario titolo, coinvolti in vicende mafiose. Riina sa di dover eliminare la maggior parte dei familiari del boss. Il primo a cadere sotto il fuoco dei boss di Corleone è il figlio di Totuccio, il giovane Giuseppe. Nonostante sia ancora un ragazzino, Giuseppe, dopo la morte del padre, dichiara apertamente di volerlo vendicare. Altro errore fatale, perché i corleonesi non hanno pietà per nessuno e uccidono sia lui che Mimmo Teresi, cognato di Stefano Bontade. Santo Inzerillo voleva sapere chi e perché avesse ucciso suo fratello. Michele Greco esortò Rosario Riccobono a svolgere opera di persuasione. Il 26/5/81, verso le 20:30, Riccobono e Mutolo si recarono in un deposito di carburanti in via Roccazza Palermo. Lì trovarono 10-12 persone. Dopo un po' giunsero Santo Inzerillo e Calogero Di Maggio, zio di Santo e Salvatore. Santo Inzerillo era nervoso, turbato.
tutti i presenti cercarono apparentemente di rabbonirlo, sostenendo che non si conoscevano i responsabili dell'omicidio e che comunque non era il caso di insistere. Sant'Inzerillo si adirò, gridò che voleva sapere chi aveva ucciso suo fratello, batté i pugni sul tavolo. Vi fu tra i presenti un cenno d'intesa. Mutolo, Davi, Ganci e Scaglione afferrarono per le braccia Calogero Di Maggio, mentre Antonino Rotolo gli metteva una cordicella al collo e lo strangolava. Contemporaneamente Antonino Madonia strangolò Santo Inzerillo. Dopo la morte di Salvatore Inzerillo e dei suoi parenti, molti altri familiari che portavano quel cognome decisero di rifugiarsi negli Stati Uniti, sfruttando la parentela con la famiglia Gambino. In realtà, anche al di là dell'oceano per gli Inzerillo non ci sarà pace. Pietro Inzerillo, fratello di Totuccio, troverà la morte nel New Jersey. Nella bocca e sui genitali di Inzerillo, fu rinchiuso nel bagagliaio di un'automobile, verranno rinvenute alcune banconote. Diversi esponenti della famiglia Inzerillo, definiti gli scappati, negli anni scorsi hanno tentato il ritorno in Italia, scatenando però forti contrasti all'interno dell'organizzazione mafiosa, con boss favorevoli a questo ritorno e altri esponenti mafiosi contrari.